E il Friuli avanza, avanza ancora, perché sono tanti, siete tanti! E Vicenza vi accoglie e vi abbraccia in questa giornata. Benvenuti alpini di Palmanova! Palmanova, Palmanova, la città baluardo, la città fortificata, splendido esempio di architettura fortificata. Tra baluardi e rivellini si combatte oggi una nuova battaglia, quella per tenere alto il nome dei propri gruppi, della propria sezione, una sezione che nasce staccandosi dalla sezione di Udine di cui era sottosezione. È una sezione che conta 1678 soci alpini, 592 soci aggregati. Si compone di 31 gruppi e quelle bandiere, quei gagliardetti, quegli impettiti capigruppo che vedete ne sono testimoni e rappresentanti. E con il consiglio direttivo della sezione, il consiglio porta anche idealmente chi non c'è più tra noi e ricorda con la presenza dei suoi sindaci quel legame indissolubile che da sempre lega gli alpini alle loro comunità. E poi chi dice sezione di Palmanova parla di una pianura basso friulana che dalla laguna di Marano raggiunge le porte di Udine. Si tratta di una sezione che ha delle connotazioni forti, importanti, che soprattutto rende testimonianza di un'operosità tutta alpina. Lo testimoniano cose come 14.000 ore di servizio donato alla propria comunità. Fate un rapporto, contate le ore, vedete che cosa significa l'impegno di un gruppo alpini per una comunità. E il nome della sezione di Palmanova si lega inevitabilmente a un palmarino di nascita, Ardito Desio, volontario nella Prima Guerra Mondiale, ufficiale dell'ottavo, geologo di fama mondiale, esploratore e anche capo della spedizione italiana al K2. Un nome importante decisamente, tant'è che la sezione ha inteso intitolare il proprio coro sezionale proprio ad Ardito Desio. E si tratta di una sezione sempre pronta di investire sul suo futuro, guardando ai ragazzi del campo scuola di San Pietro al Natisone. Si tratta di un'esperienza condivisa dai ragazzi che, posti sotto l'ala protettiva dell'ANA, affrontano un percorso di conoscenza, di formazione e di crescita individuale. Ragazzi, benvenuti a Vicenza, siate orgogliosi di essere tra noi. E con i nuclei cinofili, il grande striscione uniti per donare. Perché in una società che spesso chiede, l'alpino gratuitamente dona. È quasi una creatura che si muove controcorrente in una società, quasi spiazzandola, disarmandola con la propria spontaneità. E con queste magliette amaranto, un altro striscione che dice che l'Italia cammina con gli alpini. E il passo degli alpini si sa che è un passo da montanaro, un passo lento, inesorabile, ma costante e inarrestabile. Dici bene, inarrestabile. Noi vorremmo che fosse inarrestabile, vorremmo che ci venissero riconosciuti i meriti nel contesto del terzo settore, vorremmo che il comando delle truppe alpine rimanesse sempre
l'elemento identificativo della nostra organizzazione militare, della nostra realtà. Noi vorremmo tante cose.